Dal 2011 ad oggi in Campania sono stati registrati 5.800 pazienti affetti da una delle 583 malattie classificate dal Ministero della Salute come patologie rare. Se si aggiungono i pazienti provenienti dalle altre regioni del Mezzogiorno si arriva ad un totale di 7.000 casi. I numeri sicuramente preoccupanti sono stati forniti nei giorni scorsi a Napoli nel corso di un convegno dibattito sulle malattie rare promosso dall'azienda ospedaliera universitaria di Napoli in collaborazione con il Centro di Coordinamento Malattie Rare dell'Università Federico II, diretto dal professor Generoso Andria. Nella giornata internazionale delle malattie rare anche in Campania è forte la mobilitazione delle associazioni di pazienti malati rari e delle loro famiglie. Proprio dalle associazioni, dal mondo del volontariato, sale un grido d'allarme per la mancanza di fondi e non solo. Occorre maggiore trasparenza nell'utilizzo dei pochi fondi disponibili, in ogni caso occorrono più stanziamenti e l'attivazione di percorsi di collaborazione strutturati per garantire il diritto alle cure, oltre che la qualità delle cure stesse. Se spiega Orfeo Mazzella, presidente della Coremar Campano, organismo che raggruppa una ventina di associazioni di malati rari attive sul territorio regionale. In Campania la rete regionale per la cura delle malattie rare è stata istituita 8 anni fa ed è attualmente composta da 11 presidi territoriali che accolgono anche molti pazienti malati rari provenienti dalle altre regioni. In totale in Campania nell'ultimo triennio sono stati registrati circa 7.000 pazienti malati rari, una cifra secondo i medici e i ricercatori destinata a crescere.